gran derby tra i Canarini e il Pacheco, una gara difficile in quanto il Mazara viene da una burrascosa situazione societaria felicemente conclusa nelle ultime giornate, mentre il Pacheco si sta dimostrando una vera corazzata per questo campionato. Al terzo, pronti via, arriva il gol del vantaggio targato Davide Testa, raggelato il Nino Vaccara. All'undicesimo il raddoppio, ancora Testa che approfitta di una incertezza difensiva, buona la trama di gioco della squadra ospite, nulla da fare per la squadra di casa. Al diciottesimo il gol della speranza siglato da Agate, Canarini che ritornano in corsa per rimediare al doppio svantaggio grazie alla doppietta di Davide Testa. Al ventitreesimo ancora il Pacheco in avanti e questa volta la tripletta non arriva in quanto il gol di Testa viene annullato. Passiamo alla ripresa con il punteggio di 1-2. Al ventesimo occasione per il Mazara con il numero 7 della squadra canarina che di Testa spedisce al lato. Ancora il Mazara che si produce in un'azione offensiva, ma il tiro di Parisi termina al lato. Qualche minuto dopo ancora un'occasione per Davide Testa, scatenato quest'oggi al Nino Vaccara, ma il suo tiro si spegne sul fondo. Occasione per la squadra in maglia canarina, il Mazara però fortunato colpisce la traversa. È tutto dal Nino Vaccara di Mazara, il Pacheco sbanca il campo del Mazara 1946 e con questi tre punti conserva il primato in classifica. Risultato di 2-1 che diciamo ci può anche stare, però nella ripresa abbiamo sofferto moltissimo il gioco del Mazara. Sì, l'ho detto prima, abbiamo sofferto naturalmente, il Mazara veniva da una settimana travagliata. Io auguro a Mazara, anzi, che si possa, io ho visto bene oggi, dopo una settimana che non si allenavano ho visto veramente bene, dico, hanno un mister di altre categorie, dunque sicuramente Mazara riuscirà a salvarsi con il mercato di dicembre. Sapete tutti che comincia un altro campionato, dunque il nostro obiettivo è quello della salvezza, venire a Mazara, vincere anche soffrendo, per me è un qualcosa di importante. Domenica una partita diciamo alla portata per il Pacheco, ma poi la brutta trasferta di Troina. Pensiamo a domenica, noi abbiamo sempre detto, pensiamo partita dopo partita. Domenica viene il Campofranco che oggi ha vinto 4-0, non so con chi giocava oggi, Favara. Con il Favara, che io ho avuto modo di vedere giocare contro l'Alcamo, e vi posso dire che è una bella squadra. Ora ha due partite, prima con il Mazara in casa, però non mi sorprende dopo aver visto il Mazara oggi. E oggi questo 4-0 mi fa, come dire, non tutte le partite sono difficili, dunque anche il Campofranco verrà a giocarsi la partita tranquillamente, come ad oggi sono venute tutte le squadre a giocarsi sia a Pacheco che noi fuori casa. La cosa importante è che questo è il secondo gol che subiamo in questo campionato, anche con una difesa un po' adattata. Ci portiamo a casa questi tre punti e incominciamo a pensare a questa partita di Campofranco. Nel commento che ho fatto io in telecronaca, in 9 minuti avete preso 2 gol, forse per disattenzione della difesa o per mancanza magari di allenamento, perché poi la squadra è uscita fuori. Ma siamo stati disattenti più che altro, perché non oso dire mancanza di allenamento, visto che abbiamo corso anche tanto il secondo tempo, cioè vuol dire che fondamentalmente prima avevamo lavorato anche bene fisicamente. Il problema è di natura psicologica, non vinciamo da tanto tempo, è una squadra molto giovane, abbiamo avuto traversie notevoli dove tutti voi sapete e siete consapevoli che comunque quando una squadra è giovane e vive momenti di grande instabilità sotto il profilo psicologico, considerando che non si sapeva neanche se questa Mazara avesse ancora vita,
per cui ci sono state tante di quelle situazioni che non ci hanno permesso né di lavorare bene né di avere l'opportunità di valutare attentamente tutto ciò che avevamo. Adesso abbiamo messo una bella pietra miliare, che è quella di avere risolto il problema societario, dove chiaramente bisogna ancora tanto lavorare e riorganizzarla per come si deve, e quindi avendo avuto già un primo tassello importante che è la nascita di questa società con mansione e funzione diverse rispetto a quello che è stato il passato, dobbiamo solo cercare ora di aggiustare la squadra e andare avanti per cercare di portare a compimento quello che è, quantomeno questa stagione.